Ciao amici, oggi vi voglio presentare la mia vellutata di zucca. Vabbè, in rete ci sono tantissime ricette, tantissime che si possono fare con la zucca, zuppe, passate, eccetera, eccetera. Però questa mia ricetta di oggi è entrata un po' nel menù familiare da qualche anno perché è stata un po' elaborata da me. Diciamo che è simile alla parmentier di zucca. È una ricetta che ho rielaborato io. E veramente i passaggi sono facilissimi, è una ricetta veramente, veramente alla portata di tutti. Ovviamente non posso dirvi togliete la panna, togliete il parmigiano, togliete il brodo, togliete questo e quell'altro, se non vi piacciono, ok? Si può togliere il pepe, si può togliere la cannella, ecco, però non togliamo gli ingredienti base. Se no diventa una ricetta qualunque, quindi potete tranquillamente fare anche una passata tradizionale di zucca. Quindi io vi consiglio comunque di seguire tutti i passaggi ed eventualmente sì, vi concedo di aggiustare un po' di sale, se volete mettere un po' di peperoncino, ecco, queste cose qua. Ve lo concedo. Peraltro, seguite la mia ricetta e buon appetito! Bacio, ciao, grazie a Allora, per tutti! circa 4 persone ci serviranno 2 porri belli lavati e una patata grande o se no 2 o 3 medie di questa grandezza, diciamo come vedete nel video. Le taglio tutte a pezzettini, scaldo olio e una noce di burro in una casseruola e unisco le verdure. Questa è la zucca, la potete usare sia fresca, io avevo questa qua cotta già nel forno che mi era avanzata, userò questa, ma potete metterla tranquillamente fresca. Andiamo a rosolare bene il nostro porro e le nostre patate a fuoco vivace, poi aggiungiamo la zucca. Andiamo sempre a fuoco vivace a mescolare, ci vorranno almeno 5-6 minuti. Quando la cipolla sul forno sarà bello morbido, possiamo aggiungere il brodo caldo andando a coprire la zucca e tutte le altre verdure. Se non avete il brodo potete mettere acqua calda e sale. Andiamo a coprire con un coperchio finché le verdure non saranno morbide. Intanto faccio i miei pezzettini di pane per fare i crostini che andranno sopra. Questo è il pane che faccio io normalmente con i semi e trovate la ricetta nella playlist, vi lascerò il link. Allora, una volta cotte, le verdure le passo velocemente con il mini pimer e aggiungo una bella dose di parmigiano. Aggiungo anche un pochino di brodo oppure acqua se vedete che è troppo densa e mettiamo anche una tazza da tè di panna liquida. Andiamo a mescolare e aggiustiamo eventualmente anche di sale. Quindi assaggiate, quando sarà a vostro gusto, potete aggiungere la noce moscata. Non deve mancare assolutamente perché ci sta da Dio. Intanto, adesso preparo i crostini con cannella e noce moscata, un filo di olio, li lascio tostare velocemente senza farli bruciare. Impiatto la mia vellutata, metto i crostini speziati e un po' di prezzemolo. Un filo di olio e voilà, la mia vellutata di zucca è pronta. È veramente buona, ve la consiglio, mangiatela calda. Durante le sere d'inverno sarà veramente un piatto che non potrà mancare nei vostri menù. Un bacione e grazie a tutti. Ciao!